Buonasera, vi presento un'applicazione molto interessante che si chiama WordWall. Sono Laura Antichi. Scrivete nella casella di ricerca di Google WordWall e il primo risultato che vi viene restituito è quello giusto. Cliccateci sopra e vi riporta poi nella dashboard dell'applicazione. Io a questa applicazione sono già registrata, in caso voi vi potete registrare. Allora analizziamo innanzitutto quelle che sono le offerte di WordWall e vedete che abbiamo un account basic, uno standard e un pro. Noi utilizzeremo il basic che è free, anche se il numero delle risorse create da noi potrà essere solo di 5, interattivi 18, printable 13, multiplayer 0. Lo standard costa abbastanza poco, 3 euro al mese, e offre delle opportunità maggiori, come maggiori sono le opportunità del Pro. Il nostro account comunque va bene per fare delle prove, per vedere se ci è utile quello basic. Andiamo di nuovo in home, voi trovate un tasto molto importante che è quello della community. Ecco, qui sono depositate tutte le risorse degli altri utenti ed è possibile, per quanto riguarda queste risorse, utilizzarle. Vedete, sono esercizi interattivi sotto forma di gioco, riutilizzarle e anche modificarle e proporle ai vostri studenti. Poi avete la zona dei risultati, in cui saranno poi visibili i risultati dei giochi, e noi creiamo subito una nostra attività, Create Activity. Ecco, ho la possibilità qui di diverse applicazioni per fare quindi le esercitazioni. Vedete che nella parte superiore troviamo tutte le esercitazioni interattive, sotto i multiplayer, i quiz e il printable, che possono essere quindi questi quiz stampati. E poi abbiamo il Pro Template. Se avessimo l'account Pro potrebbero essere utilizzabili facilmente. Io utilizzerò il Template Quiz e metto un titolo al mio esercizio quiz e lo chiamerò Heidegger, visto che questa tipologia di esercizi per le superiori è poco presente nel sito. E quindi vado a impostare la questione e quindi metterò anche un'immagine. La questione che imposto è questa: per Heidegger, l'essenza dell'uomo come esserci consiste
metto un'immagine che vado a cercare nella casella di ricerca, cerco Heidegger. Ecco, mi restituisce tutte le immagini di Heidegger, ne scelgo una, scelgo la prima per comodità, poi ho tre domande a cui ne posso aggiungere anche altre, anzi sono sei le domande che posso impostare e la prima domanda sarà nella volontà di rapportarsi con Dio, la risposta potrebbe essere nella volontà di rapportarsi con Dio. Ok, metto un'immagine. Qui, non so, volontà, cerco, vediamo se mi restituisce delle immagini, mi sa che faccio fatica a trovare volontà, cerco allora un'altra immagine, Dio. Ecco, arriva, vabbè, sono tante le immagini qui, va bene, scelgo uno qualsiasi, e poi la seconda risposta che metto sarà nella sua esistenza come progetto. Scelgo un'immagine anche per questa risposta, magari cerco esistenza. Ok, posso scegliere questa immagine. Ok, e questa è la risposta giusta, quindi la metto con la spunta verde. La terza risposta. Sarà nella semplice presenza di presenza con un carattere determinato. Scelgo anche qui un'immagine, diciamo presenza. Ecco, un'immagine, magari questa. Ok, però quando lo farò con calma, le sceglierò più appropriate, lo potrò anche cambiare. Successivamente, poi faccio una quarta possibile risposta, nell'essere come sostanza pensante. E cerco qui un'immagine. Essere, magari. Vediamo se mi restituisce una che possa andare bene.
Vabbè, ne scelgo una qualsiasi. Questa, magari. Ok. E quindi, come vi dicevo, potrei mettere altre possibili risposte, aggiungere altre questioni e mi limito a fare questo e faccio Dan. Ecco, ho quindi il mio quiz pronto, posso tra l'altro cambiare il template, farò neo, ok, start, ecco, clicco la risposta che mi sembra giusta, quindi la B. Me la dà giusta e vedete che mi dà subito il feedback immediato, quindi una risposta in 13 secondi, 2 secondi. Ora questo quiz lo posso e posso rieditare il content, posso condividerlo con la community, share ad esempio, quindi con gli altri teachers e lo faccio, posso fare in questo senso public, quindi metterò secondaria di secondo grado e poi classe quinta, faccio publish. Mi restituisce un link che posso inviare anche agli altri teachers e che posso condividere nei social, Facebook, Twitter, posso anche condividere in Google Classroom, inviare per posta o embeddare nei siti Dan. Ok. Voglio però condividerlo anche con gli studenti, quindi clicco su Set Assignment e qui lascio solo il titolo, Aider, scusate, andato via, il titolo Heidegger. Ok, qui mi dà la possibilità che chi fa il test sia anonimo, che entri con il nome, voglio che entri con il nome così so quale dei miei studenti è entrato, enter name, potrei anche mettere una scadenza, non la metto, e poi deve essere spuntata show answer per vedere perché l'utente veda appunto le risposte. Vado in start e mi dà anche qui la possibilità di copiare l'indirizzo, di condividerlo in Facebook, Twitter, in Google Classroom per posta o embeddare nei siti. Faccio done, anzi copio il Dan, e visto che faccio alla svelta per mostrarlo, apro una nuova finestra di navigazione in incognito, clicco qui all'indirizzo che ho copiato e vedete che mi compare la richiesta del nome. Metto Lisa. Ok, e start quiz, ok, e come Lisa ottengo quindi il risultato, subito il risultato che mi dice che ho completato felicemente il test. Ora
posso andare in My Result e vedo che compare il mio test, il mio quiz su Heidegger, clicco e vedete che mi compare un nome, quello di Lisa che ha fatto il test. Mi compariranno poi i nomi degli altri studenti che fanno il test. Vado in My Activities e vedete che trovo Heidegger, che poi posso aprire una nuova tab, share, editare, rieditare il content, rinominare, duplicare, muovere, mettere in una cartella, adesso vediamo, cancellarlo o embeddarlo. Ora vi faccio vedere che è possibile creare delle cartelle, new folder. Ad esempio, il nome della classe mettiamo quinta, posso darle un diverso nome, e nella cartella classe quinta posso spostare Heidegger. Quindi nella classe quinta sarà presente il file Heidegger, il quiz Heidegger. Ok. Ora, quindi questa vado nella home e vi faccio vedere quali siano le risorse della community. Vedete, queste sono tantissime le risorse presenti e mi piaceva farvene vedere una, ma non, adesso non la vedo, potete sceglierne qualsiasi, ad esempio, per poterle anche modificare. Prendiamo questo, che sarà, è un collegamento per le immagini, vedete, collega le immagini alle parole corrispondenti, quindi casa, ok, mela, come servirebbe per l'apprendimento nella primaria, palla, sole, fragola e pera, ok. Quindi ho collegato le immagini alle parole, submit answer, mi dà il feedback, come vedete, immediato e mi dice 6 risposte su 6 sono giuste. Anche qui posso share con gli other teacher o con i my students e soprattutto posso editare il content e aggiungere ad esempio un item, posso aggiungere, non so, vaso, vaso, scrivo maiuscolo, vaso. Vado a ricercare l'immagine vaso e scelgo questo, uno qualsiasi adesso, va bene, quindi ho aggiunto un'altra voce a questo esercizio. Vado in Done, ok. Vaso, dicevo, ho fatto un esercizio. Ah, perché conteneva già va bene, cambio allora l'esercizio e scrivo
Ah, perché sono, è pieno delle colonne. Comunque potrei cambiare ad esempio la pera. Vediamo se riesco a metterne uno nuovo. Vaso. Forse non l'ho scritto di qua. Vaso. Ok. Cerco il vaso, allora, questo, Dan, adesso dovrebbe sì, venire, non l'avevo scritto da questa parte prima, e mi restituisce l'esercizio che posso poi andare a fare di nuovo. E quindi vado in My Activities e vedete che nella mia Activities compare quell'esercizio che ho preso dalla community e che ho cambiato. Ok, posso creare un altro folder, ad esempio primaria, e lo intitolo primaria. Ok, create. E inserisco questo esercizio, gioco, nella primaria. Come vedete, è una bellissima applicazione che consente di creare esercizi interattivi sotto forma di gioco per diversi livelli di istruzione. Vi ho fatto, mostrato che ne ho creato uno esempio su Heidegger, quindi rivolto alle superiori. Anche se la community, faccio rivedere, contiene risorse soprattutto per la primaria. Ok, penso che sia un'applicazione utilissima da utilizzare nella didattica ordinaria e nella DAD, nella didattica a distanza. Vi saluto, arrivederci.